quest'anno. Sì, però loro in quella squadra avevano uno che io e tutto il podcast che ce l'ho qui, ma perché? Perché essendo io un bambino dell'asilo, il giocatore che sto per nominarti, che magari tu mi dici, mamma, come lo ricordo, è il famoso Lloyd Daniels. E questo giocatore qui, per tutti noi che abbiamo seguito il basket americano, è sempre stato il talento che avrebbe potuto diventare chissà che cosa, che poi crack, cocaina, gli hanno sparato, intervento al cuore, quindi anche lui un grandissimo what if. A un certo punto lui viene in Italia, tu che ricordo hai come persona, come giocatore? Cioè, era veramente un talento così mostruoso? Posso rischiare di passare per pazzo? Ma no, cavolo! No, il miglior talento con cui io abbia giocato. È vero, quindi. È un giocatore, purtroppo quella cosa che hai detto gli ha bruciato. Facciamo un time out? No. A Milano. Ah no, pensavo qui, scusa. No, facciamo solo adesso. A Milano e Bianchini. Lui tranquillo così lo guarda. Pum! No, no, non ci credo. Ma però se guarda, forse ancora superiore a Bomb McAdoo, perché Bomb McAdoo era un altro che se lui diceva io questo lo segno, cioè gli tiravi la mano, gli davi un cazzotto, segnava. Questo forse ancora di più, però purtroppo... Allora, io ho letto, c'è un libro su di lui che si chiama Sweepy, la leggenda di Lloyd Daniels, dove raccontano che quando aveva 19-20 anni, dimmi tu, lui andava a vendere i suoi poster nel ghetto per avere i soldi del crack. Questo a 19 anni. Allora, giustamente, tu dici, allunga questo tipo di vita per 1, 2, 3, 4 anni, anzi, è già un miracolo che viva sì. E lotti con noi, però tu mi confermi che come talento era... Veramente anche, ma come visione, io ho sempre... Io sono stato un buon tiratore, diciamo, beh, però discreto, lo so che esagerassi. Sul passare la palla avevo dei grossi limiti, non perché non la volessi passare, ma cioè, non... e quindi io ho sempre invidiato questi grandi, non so, Djordjevic, pur essendo un grande tiratore, però aveva una visione di gioco e lui era uno di questi, cioè un grandissimo tiratore, ma aveva una visione di gioco, cioè faceva dei passaggi, ma io neanche nell'anticamera del cervello avevo, quindi un talento veramente... E come persona fuori dal campo c'era modo di frequentarlo o lui viveva nel suo mondo e voi... Viveva lì, a Pesaro avevamo tutti in un palazzo, ognuno aveva un piano e lui entrava nel suo appartamento. Per curiosità mia, in centro, un po' fuori, dove eravate? Era vicino, era di fianco alla sede, quasi sul lungomare. Ok, sì, perché vicino a Viale Trieste. Pesaro è un posto super bello, affascinantissimo, però magari più per animi romantici che per uno del ghetto, eccetera. Quindi Daniels a Pesaro era... Sì, probabilmente anche lui non è che era l'ambiente ideale suo. Però ecco... come talento, però era, cioè, con Bianchini l'abbiamo già accennato, era uno che gli piaceva avere lui in mano le redini della squadra, invece questo era uno che cioè, doveva creare, doveva lasciarlo andare, era proprio l'opposto del giocatore che piace a Bianchini.